Questo è il secondo disco. Questo è il primo disco. Esatto. Questo è il primo. Questo è il secondo disco. Il primo disco non c'è adesso. Ah, e questo è il terzo. Ah, questo è il terzo disco. Sì. Tre dischi. Sì. Mamma mia, eh? Tre dischi, sì, sono tanti. In questi anni sono successe tante cose. Cosa è successo in questi anni? Allora, diciamo che tutto è cominciato nel 2014 quando ho conosciuto la mia manager, produttrice Simona Verlinzi. Sì. Da lì abbiamo iniziato questo percorso insieme, e un percorso musicale sincero. E ho aperto il concerto di Elisa, ho vinto il Fiat Music nel 2017, ho suonato in giro e abbiamo registrato il primo disco a Catania, e tra Catania e Torino. Però era un disco, diciamo, non mi rappresentava molto per quanto riguarda le canzoni, perché prima facevo parte di una band, poi questa band si è sciolta, ma io ho portato avanti il progetto. Mentre questi due dischi li ho registrati in America, e questi due dischi mi rappresentano tantissimo. Il primo, questo qua, Something Fire, registrato a Memphis e al St. Phillips Recording, che era la casa discografica del produttore di Elvis. E invece questo disco l'ho registrato nel 2019 ed è uscito nel 2020 a New York, a Brooklyn, con Steve Jordan alla produzione artistica e anche altri musicisti americani. Dopo l'uscita di questo album, che comunque è uscito nel 2020, un periodo molto difficile, e ci sono state molte cose che comunque mi hanno aiutato ad andare avanti, come suonare insieme ad Alex Britti sul palco. È stata una bellissima esperienza, ho vinto un contest che lui ha lanciato nel 2020, e poi sono andata in tour anche con Cristiano Podano, il cantante di Marlene Kunz, l'anno scorso. Siamo andati in tour io e lui, e l'ho accompagnato in giro in questo suo tour solista. E poi quest'estate ho aperto il concerto di Ben Harper al Teatro Greco di Taormina. Pazzesco, Ben Harper per me è sempre stato uno di quei artisti da cui ho preso ispirazione. Ancora mi ricordo quando suonavo i suoi pezzi nei pub con la mia prima band, quindi per me queste sono soddisfazioni, anche segni del destino, secondo me. Ma sei riuscito a incontrarlo? Perché Ben Harper, quando suona, non vuole incontrare nessuno. Siamo riusciti ad incontrarlo, e sì, ho chiesto una foto, lui gentilissimo, mi ha ringraziato di aver suonato, io l'ho ringraziato per questa bellissima opportunità, e sì, siamo rimasti anche in contatto, perché poi anche ha messo mi piace a un mio post su Instagram, quindi bello, una bellissima esperienza. Ah, è incredibile come. Fra l'altro, tu hai detto, hai sorvolato su una cosa. Da chi è prodotto questo album? Da Steve Jordan. E chi è Steve Jordan? Per Steve chi non Jordan lo conoscesse? È un batterista pazzesco. E adesso sta suonando con i Rolling Stones, sostituendo Charlie Watts. Esatto. E lui ha suonato anche con i Blues Brothers e con John Mayer, che è uno dei chitarristi che più amo in assoluto. E fammi vedere come tocchi la chitarra, perché tu hai un tocco la chitarra. Che è diverso dalla chitarra elettrica, perché la chitarra acustica la suono così, con l'accordatura aperta, mentre la chitarra elettrica mi ispiro anche un po' a Jimi Hendrix. Io amo molto Nick Drake, e quindi questa accordatura è ispirata alle sue canzoni. Per tre anni io ho creato un progetto Fiat Music. È stato un progetto strepitoso. Giravo l'Italia con una piccola roulotte dove facevo casting di artisti. Sono venuto anche in Sicilia, ho fatto Palermo, Siracusa. A Siracusa abbiamo fatto anche uno spettacolo al teatro di Siracusa.
E in quell'occasione a Siracusa ho conosciuto una ragazza che poi ho invitato a partecipare a Fiat Music. L'ho selezionata per le finali che abbiamo fatto al Teatro Ariston di Sanremo. Per me portare artisti a Sanremo, al Teatro Ariston, è coronare un loro sogno. In quell'occasione lei ha vinto, ed è questa ragazza catanese, ha vinto il Fiat Music di 5 anni fa. Io la chiamo sul palco, si chiama Roberta Finocchiaro. Allora, Roberta, fra l'altro, ha realizzato 3 album, questi sono gli ultimi 2 fatti anche in vinile, e noi abbiamo visto un palermitano che va in Francia, che gira il mondo. Abbiamo visto un africano della Nigeria che diventa siciliano. Voi adesso assisterete all'esibizione di una ragazza catanese che, se io vi dicessi che lei si chiama Robbie Feinick, che ne so, che viene dalla California, voi dite, cavolo, una californiana, perché ha un sound che è veramente, veramente internazionale. Non è un caso che questo primo album, dove l'hai registrato, Roberta? A Memphis. Memphis, Tennessee, sì, ma dove? Negli studi della famiglia di Sam Phillips, il produttore di Elvis. Sam Phillips è quello della Sun Records, quindi è quello che ha prodotto non solo Elvis, ma ha prodotto tutto il primo rock and roll. Poi questo è il primo, ok? Bene. È il secondo, vabbè, il secondo album comunque. Il terzo album, questo, chi è il tuo produttore? Dove l'hai registrato? L'ho registrato a New York, a Brooklyn, e la produzione artistica è di Steve Jordan. Steve Jordan chi è? Adesso sta suonando con i Rolling Stones, la batteria. Ecco, il batterista è Rolling Stones. Quindi, come vedete, è qualcosa di incredibile, anche perché ci sono dei Steve Jordan, Clifford Carter, Eddie Allen. Cioè, è tutto inglese sta roba qui. L'unico nome italiano che vedo è Gino Finocchiaro. Chi è Gino Finocchiaro? È mio nonno, un fisarmonicista. Ma mi dicono anche che è uno dei più bravi che c'è in Sicilia, forse. Sì, mio nonno è da una vita che fa musica siciliana, e quindi l'ho coinvolto a registrare con me questo brano insieme. Lui a Catania, io a New York. Allora, la produttrice Simona Virlinzi, che è catanese, che è la sorella del famoso Virlinzi, amico dei Ram, produttore, fra l'altro autoproduttore anche della primissima Carmen Consul, e tutti i cieli di Carmen Consul grazie a suo fratello. Io ti lascio. Okay. Che pezzi fai? Farò un brano dell'ultimo album che si intitola Where You Breathe, e poi un nuovo pezzo che ho scritto in questi ultimi mesi che si intitola... adesso un voto di memoria. Ehi, Robert! No, perché il pezzo è nuovo e quindi... Everybody needs someone to love. Ok, adesso ci sono. Ok, ok. Allora, fate un grande applauso. Okay. Da Catania via Tennessee, Memphis, Tennessee, via New York, Roberta Finocchiaro. Buonasera a tutti. Just wanna see your smile, but I don't have anything for that. I know what you are, keep you it up now strong. I don't know life at all, but I try to stay by your side. I don't know where I'd be, but my home is where you breathe. And I'm gonna change my mind, change my song, change my age, change my time, but you will be the
to say, you'll be my time, you'll be my world, you'll be my days. I don't know life at all, but I try to stay by your side, 'cause I don't know where I'd be, but my home is where you breathe. Even if I'm nothing now, even if I'm nothing now, even if I'm nothing now to keep. I just wanna see you smile. 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 Yeah. Yeah. Questo è il pezzo nuovo, che veramente l'ho scritto pochi mesi fa, e quindi per questo ho avuto un voto di memoria. Questa è Everybody Needs Someone to Love. Everybody needs someone to love. Someone loves you as you are. Someone take your side. Never lead a fire. Everybody needs someone to hope, 'cause the world's gone mad and it's hard to stay here searching for life. Even if you try to be wise, you are scared and don't believe yourself. 'Cause everybody needs someone, everybody needs someone to love. Ooh. Ooh. Some souls get lost. Just cannot fly. They're on a door, see the sun goes down. Maybe they need someone to tell them everything's fine. 'Cause the world's gone mad and it's hard to stay here searching for life. Try to be wise, you are scared and don't believe in yourself. 'Cause everybody needs someone, everybody needs someone to love. Thank you.
it's never too late for love. It's never too late for love. It's never too late for love. Yeah. Everybody needs someone, someone, someone to love. Grazie mille a tutti, grazie Red e grazie Angela a voi. Angela Finocchiaro, ma con quale pezzo hai vinto Roberta tu? Finocchiaro. Roberto, sì, ma con quale pezzo hai vinto? No, sai perché ho detto Angela? Perché mi hanno appena detto, sono entrato, mi hanno detto che c'è Angelo Duro in platea. Io non lo saluto neanche perché altrimenti comincia a parlare male e a mandarci a quel paese, quindi comunque ciao ad Angelo Duro, non so dove sia. Ma Roberta, con quale pezzo hai vinto tu Sanremo? Cioè non Sanremo, sì, a Sanremo. Something True. Me lo fai? Devo accordare la chitarra all'accordatura standard, perché adesso è accordata a accordatura aperta. Posso 5 minuti? No, di meno. No, perché tu stai giocando con l'accordatura, stai suonando con l'accordatura aperta. Sì. Adesso sì, sto suonando con un'accordatura che usava Nick Drake. Vabbè, certo. Sì. Ragazzina, ha preso bene dal nonno, Sì, sono appassionata appunto della chitarra e tutte le sue. Fai una cosa, tu vai a accordare la chitarra, prendi il prossimo artista, alla fine torni qui e fai il pezzo con cui hai vinto, Something True, ok? Perché lo voglio riascoltare, mi piace moltissimo. Grazie. Come anche questi pezzi. Ok, Roberta Finocchiaro, allora. Grazie. Roberta Finocchiaro ha accordato la chitarra per ascoltare Something True. Roberta Finocchiaro da Catania. Roberta, ci sei? Vieni, piccola. Allora, piccola, per me sono tutte, potrebbero essere mie nipoti forse a volte. Eccola qui, e vedere un artista così che sembra, secondo me sembra, io ripeto, quando l'ho sentita dico, ma da dove salta? Cioè, arrivo nella roulotte della Fiat Music, comincio a suonare, dico, ma questa non è italiana, questa qui, è proprio internazionale, non a caso ha fatto i suoi dischi a livello internazionale. Prova la chitarra. Perfetto. Con questa canzone al Teatro Ariston di Sanremo lei ha vinto Fiat Music 5 anni fa, era una bambina. When your heart is heavy like a song, close your eyes and keep on running time. It all makes sense. We look back and laugh. I lost my way, but I don't worry. Tell me what to do. Tell me where for you. Give your heart, it's living like a song. Try your best, but don't pretend. Sometimes we don't make sense. We look back and love, lost my way, but I don't worry. Tell me what to do. Tell me the way for you. Thank you.
you do. Tell me wait for you. Tell me what to do. Tell me what to do. Tell me wait for you. Tell me what to do. Roberta Finocchiaro. Grazie. Con questo brano ha vinto Fiat Music. Vi ricordo i suoi ultimi due dischi prodotti, uno a Memphis, Tennessee, l'altro New York. Complimenti. Ciao. Grazie. Bimba. Grazie mille a tutti. Grazie. Ray.